facendo l'introduzione, però, visto che siamo qua a Torino, che è una città che io adoro, perché io adesso vi racconto la storia della mia vita, datemi una sedia. No, ma no, fatemi scherzi, allora io sono nato in Brasile, poi sono venuto in Italia, avevo 11 anni, abitavo a Genova e per la prima volta conobbi mio nonno, e mio nonno abitava a Torino, era emiliano, però lui aveva deciso di fare, come faceva pittore, ha deciso di vivere in questa splendida città, per cui io me la ricordo sempre con grande tenerezza e grande amore. Una città meravigliosa, bellissima, oltretutto esoterica, con questa meravigliosa mostra su Dario Argento. Più di così siamo felicissimi, ecco. Allora a questo punto, invece di presentare dopo, ve li presento adesso. I musicisti sono Daniele Amador alla chitarra, Federico Maragoni alla batteria, e Antonio Lehmann al basso. Thank you.
avevano parlato di questa mostra, non pensavo però che fosse così bella, in merito veramente un grande applauso a tutta l'organizzazione, il Parlamento Santo di Verità, grazie tanto. E ho rivissuto un pochettino tutta la mia vita, perché pensate, ahimè, il primo film che ho fatto con Emergente era 47 anni fa, quindi io avevo 6 anni. Quindi, sì, infatti da bambina ero io. Ok, vabbè, insomma, è stato un inizio sfolgorante quello della mia carriera, perché con i Goblin eravamo veramente dei ragazzini. Pensate che il più grande di tutti ero io, cioè avevo appena 22 anni, e questo pazzo affidò una colonna sonora di un film così importante, secondo me forse il migliore che lui abbia mai fatto, a dei ragazzi. Insomma, veramente è stato fortunato, siamo stati fortunati, però è stato anche fortunato lui, perché noi abbiamo composto una colonna sonora che ha venduto più di 4 milioni di dischi. Quindi... Grande! Grande! Pensate che i miei musicisti non erano neanche nati. Vabbè, perché ricordi, però veramente è stato bellissimo vedere questa mostra qua. Vabbè, adesso che è l'unico da fare. Grazie, bellissimo. Ok, allora, a parte gli scherzi, adesso invece continuiamo con uno dei film di maggior successo mai fatti con i Goblin, che non era di Dario Argento, ma era di un grandissimo regista che ha inventato un genere unico, che era quello degli zombie. Mi piacciono gli zombie, sì. Romero. Sto parlando di Giorgio Romero, che si merita anche lui un applauso, e meriterebbe una parte anche lui della mostra. E quindi Dario Argento praticamente, in realtà il film era già uscito in America, però aveva una musica che non era un granché, era molta musica di repertorio, piuttosto vintage, molto vecchia. E il film era anche molto lungo. Allora Dario Argento, siccome era mezzo produttore, ha anche partecipato alla sceneggiatura, decise di cambiare la musica e di tagliare il film. Lo tagliò mezz'ora di film. Infatti il film acquistò una dinamicità diversa e con la musica nostra fu rilanciato in tutto il mondo. E quindi oggi Zombie, Don of the Dead, è più ricordato con questa nuova versione di Dario e con la musica nostra. Allora, dal film Don of the Dead ci facciamo ascoltare L'alba dei morti viventi. Don of the Dead. Poi? Zombie? Esatto, zombie!
Agnus Dei. Agnus Dei. Funziona molto bene, per esempio c'era la scena in cui si mettevano gli squilloni nell'occhio e c'era questo canto lirico di questo soprano. Io già avevo usato il soprano per fare Fenomena, però Fenomena era molto più rock rispetto a Opera. Invece Opera è un brano che anche preso da solo, non spaventa, no? Tu sei cresciuto bene. Vabbè, allora Daniele ci regalerà un bellissimo solo. Thank you.
sto parlando di mio padre, Enrico Simonetti. E lui scrisse tante belle cose, però ce ne fu una in particolare che ha una storia e la racconto sempre. Vorrei salutare qui il mio amico Roberto Attanasio, che è il più grande fan torinese del mondo dei Gobi. Grande Roby! Grande Roby! Yeah. Dai Roberto! Grande sostenitore. E quante volte l'hai sentita questa storia? 40 anni. E no, allora, praticamente allora, mio padre aveva scritto la colonna sonora di uno sceneggiato televisivo, che ha avuto un grandissimo successo. Dovete sapere che negli anni 60, 70, facevano gli sceneggiati, quelli che facevano in televisione, e le sigle televisive avevano sempre un grandissimo successo. E lui scrisse questa qui, però è stato un caso molto particolare, perché noi, con i Goblin, siamo entrati, era il 1975, siamo entrati in classifica, dopo 10 mesi avevamo già venduto 1 milione di album, pensate. È una cosa impensabile oggi, neanche tutta la discografia italiana oggi vende così tanto. Beh, in altri tempi tutti si compravano i dischi, non c'era internet, non c'era niente, per fortuna. Per fortuna che oggi sono tornati i vinili, infatti stiamo ristampando molti più vinili rispetto ai CD. Questa è pubblicità subdola. Vabbè, allora fatti gli scherzi, insomma, allora noi eravamo entrati in classifica, allora c'era Lele Luttazzi che presentava la Il Parei. E ogni settimana, ormai eravamo abituati, anche questa settimana al primo posto i Goblin con Profondo Rosso. E siamo arrivati alla 15ª settimana. 15 settimane è un record, mai superato da nessuno. L'ha superato solo? Claudio Baglioni. No, superato, no, 13 settimane Claudio Baglioni. E quindi noi abbiamo un record mai... Però questa sera vorrei dedicare proprio a voi questo brano di Claudio Baglioni. Siccome lui è giù di voce, voglio sentire gamma o de sanculamo con la sua maglietta della S. Vabbè, fatti gli scherzi, insomma, noi eravamo arrivati alla 16ª settimana, ormai abituatissimi, no? E invece fu mio padre con questo brano a togliersi questo primato. È stato un anno bellissimo, perché mio padre con Gamma, il brano che faccio ascoltare adesso, ti piace? È meraviglioso, non l'hai visto? Arriva Gamma, ecco, allora te lo dedico, ve lo dedico. Il brano è Gamma. Ecco, questo brano poi noi adesso lo fa un po' di pubblicità sempre occulta, l'abbiamo risuonato e rifatto abbastanza simile all'originale, però molto, molto bello, con Simone Salza che suona il sassofono, sta sul nostro The Best Of. Thank you.
estremamente commerciali, era un periodo di musica molto commerciale,
Quando abbiamo fatto Profondo Rosso, noi quando abbiamo finito di registrare, tutto pensavamo meno che avesse questo successo così eclatante. Però era bellissimo, mi ricordo, andavamo a fare il programma in televisione e ci siamo ritrovati con tutti questi complessi che non c'entravano niente con noi, no? Perché il proc è vero che ha avuto, è stato molto bello, molto amato, però il proc è sempre stato un genere di nicchia, non è mai stato. Infatti poi tutti questi gruppi come appunto la PFM, il Banco e i Neutrons, poi fecero successo, grazie, fecero successo con le canzonette, poi non è che facevano successo suonando le cose difficili, strane, le urne, questi qua. E appunto stavo dicendo, e noi insomma eravamo delle mosche bianche, perché andavamo a fare questi programmi e gli altri ci guardavano come se fossimo dei marziani, perché facevamo Profondo Rosso che era musica astrusa, veramente fuori dal mondo, con tempi dispari, cose così, e però siete, non lo so, è entrato nell'immaginario della gente, sia il film che era molto bello, devo dire con Nubio musica e film hanno veramente funzionato tanto. E tant'è che poi dopo Della Gente ci richiamò, ed era due anni dopo, nel 77, e volle fare Suspiria. Suspiria è il film più importante di Della Gente nel mondo, più di Profondo Rosso, anche se sinceramente io sono un grande fan di Profondo Rosso, per me rimane the best. Però Suspiria anche, devo dire, è stato veramente un successo clamoroso. E quest'anno festeggia 45 anni. E noi abbiamo... grazie. No. Allora, quest'anno festeggia 45 anni e noi abbiamo pensato di rifare un album rifacendo la colonna sonora di Profondo Rosso, però di Suspiria, ma non come quella di allora, perché rifare quella di allora era veramente molto difficile, perché aveva delle ambientazioni assurde, strumenti stranissimi, siamo stati due mesi in studio, avete un lavoro che è quello che ha decretato poi il successo in tutto il mondo dei Goblin, insomma, se veniamo ricordati per Suspiria, che è un genere molto imitato da tantissimi artisti, da tanti registi. E noi però abbiamo pensato di fare un album completamente diverso, cioè abbiamo voluto portare la musica di Suspiria, non più con l'ambientazione, queste qua magiche, ma facendole in maniera impropria, che però non li facciamo ascoltare perché ancora non li abbiamo montati per farli dal vivo, però abbiamo il nostro disco che appunto è uscito proprio questo mese, è uscito e l'abbiamo presentato al Music Day di Francesco Pozzone, che si merita un applauso perché è stato veramente un veterano dei mini, ha 34 anni, sono 34 edizioni e lui fa questo Music Day veramente, che c'è sempre più gente che compra vinili, soprattutto quelli rari, quelli vecchi, no? E quindi abbiamo presentato Suspiria lì al Music Day, ha avuto un grandissimo successo, devo dire, è molto bello, però questa sera vi facciamo sentire quella tradizionale, che poi, ecco appunto, abbiamo fatto anche in virtù del fatto che finalmente dopo due anni, ma non per la pandemia, perché lui stava nella Bibbia. Lo so che dovrei essere più serio facendo questo genere, però purtroppo ho avuto un padre come il mio che era veramente una persona molto simpatica, non che ho detto che io sono simpatico, però vabbè, insomma, morale, insomma, abbiamo fatto questo disco e tant'è che partiremo in tour in America, adesso ci faremo due mesi, pensate, in America, facciamo Suspiria dal vivo, che speriamo di riuscire a fare anche in Italia finalmente, cioè noi suoniamo, durante la proiezione di tutto il film, noi suoniamo la musica così, esattamente come era stata fatta, in America già l'abbiamo fatta, il secondo tour lo facciamo con Suspiria, abbiamo fatto con Profondo Rosso. E poi andremo anche in Giappone, dove invece presenteremo Fenomeno per la prima volta, tutto concentrato in questi due mesi. E vabbè, insomma, allora vi facciamo... E qua il mio ufficio stampa, Lisa Bernardini, che mi dice che devo fare un po' di pubblicità, Coca-Cola, cosa, eh? Ah, in Spagna! Sì, vado in Spagna perché vado a fare un corso di torero... No, a parte gli scherzi, no, veramente, io la prendo a ridere, però per me è stato veramente un grandissimo, grandissimo, grandissimo onore. Mi ha regalato da me, da questo qua che poi mi cercava da giorni, non mi trovava mai, e non pensavo mai a una cosa del genere. Allora esiste un festival che si chiama il Festival
del fantastico di Sitges, che sta a Barcellona, è uno dei festival più importanti del mondo, dove partecipano tutti. E questo qua mi ha detto: guarda, ti stiamo cercando perché ti vogliamo dare il premio alla carriera. Il premio Méliès, Georges Méliès si chiama, no? Golden Méliès, ma però era dedicata a Georges Méliès, che era un regista famoso degli anni 30, e appunto e ci premiano a me, a Dario Argento, a Dario Di Galano il premio, però purtroppo andiamo in giorni diversi perché lui sta dall'8 al 10 e io dal 10 al 12 andiamo appunto a tirare questo premio, per me è veramente un grande onore. Ragazzi, io vi devo dire, vedere i miei amici che stavano molto con gli anni, per fare sospiri, visto che siete abbastanza calorosi, potete cantare con me. Sono tre parole. Sole, amore. Dì che sei preparato, eh? Allora, no, a parte scherzi, sei pronti? Le parole sono tre, la la la, però con la voce, con la tavarechina, la mattina. Vai Torino! Sospiria! Thank you.
Fantastico! Con questo brano sicuramente non mi riconosco, fa così. Thank you.
Thank you.
quindi dedichiamo a voi questi tre pezzi supplementari tratti dall'album di Profondo Rosso. Sono, li ripresenta lui perché non mi ricordo, White Session, Deep Shadows, Mad Puppet e poi proprio erano i pezzi dell'album originale, mi sono fatto un po' di telefono. Ok, grazie. Thank you.
stampa originale.